8 gennaio 1921 nasce Leonardo Sciascia, l'autore del Consiglio d'Egitto, Il giorno della civetta, A ciascuno il suo e La scomparsa di Majorana. Dal 1979 viene eletto deputato nelle liste dei radicali ed entra nella commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Sempre più nella coscienza della classe. Sulla vicenda del presidente della DC, Sciascia aveva pubblicato l'anno precedente un libro, L'affaire Moro. Muore a Palermo il 20 novembre 1989 e viene sepolto a Ra Kal Muto, il suo paese natale. Da un manoscritto sappiamo che aveva deciso di far incidere sulla sua lapide «Ce ne ricorderemo di questo pianeta», spiegando che «così partecipo alla scommessa di Pascal e avverto che una certa attenzione, questa terra, questa vita, la meritano». Il tuo interesse maggiore è stato quello per l'affare Moro. Tanta polemica all'uscita del tuo libro L'affare Moro. Adesso sono passati degli anni. Rispetto a quello che si diceva allora, adesso, secondo te, cosa si può dire? Beh, io vorrei che coloro che hanno scritto contro di me, polemizzando fieramente, rileggessero il libro e i loro scritti. È proprio vero che il tuo maggiore interesse di andare al Parlamento è stato proprio quello di verificare da vicino, per te che sei uno scrittore con la più grande, forse una delle maggiori coscienze civili del paese, ecco, verificare dall'interno quelli che sono i rapporti fra chi comanda, fra chi dovrebbe comandare e non comanda il paese. Beh, questo continua ad essere un mistero. Chi ha il potere in Italia non credo che sia facile capirlo. Adesso ritornerai in Sicilia, a Palermo, nella campagna di Ra Kal Muto e così tu cur è completamente alla letteratura. Sì, sì, ma è sempre una letteratura con tante tentazioni date dalla cronaca, dalla storia, dalla realtà quotidiana.